Cari amici, bentrovati, ringraziamo i nostri diaconi che ci hanno accompagnato un poco nel periodo estivo a approfondire, prepararci al Vangelo di ogni domenica. Ecco, il Vangelo della domenica non è tanto una spiegazione completa e compiuta, ma vuole essere una introduzione per arrivare più preparati ad ascoltare quello che i vostri parroci vi proporranno. Questa mattina siamo qui davanti allo sposalizio della Vergine di Gaudenzio Ferrari, è una delle splendide opere che la nostra cattedrale raccoglie e presenta a molti turisti, a molti fedeli che qui vengono a pregare. Siamo all'altare di San Giuseppe, l'ultimo che ha adornato di fede, di venerazione, di attaccamento a Dio, alla Chiesa, questa nostra cattedrale. Il nostro tempo, lo sappiamo, appare ostile, contrapposto, riguardo a tutto ciò che è durevole, dinanzi a tutto ciò che è stabile, verso tutto ciò che è per sempre. Eppure il Vangelo ci insegna, e Gesù ce lo sta dicendo già da alcune domeniche, ce lo dirà andando avanti, che prima dei nostri calcoli, prima della nostra suscettibilità, prima del nostro sentimentalismo, viene il disegno di Dio. Ecco, se c'è una scelta di Dio sulla quale nessun ripensamento da parte sua ci è manifestato dalla Scrittura, è proprio il matrimonio. Forse sta proprio qui il segreto: riconoscere che il matrimonio è una scelta di Dio. È il Signore che ha fatto dell'unione dell'uomo e della donna una scelta irrinunciabile, irreformabile nel disegno della sua creazione, anche dopo e nonostante il peccato originale. Ma ascoltiamo con attenzione quanto nel racconto di Marco ci è detto riguardo al matrimonio in questa prima domenica di ottobre. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento, e disse a loro: «Chi ripudia la propria moglie e se ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio? In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. All'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina, e i due diventeranno una carne sola. Quell'inizio a cui l'Evangelista fa riferimento non è da intendersi tanto in senso cronologico, semplicemente un primo atto
probabilmente reformabile con l'andar del tempo, quindi possibile di una evoluzione secondo le necessità o i capricci del momento. No. Quell'inizio significa ciò che Dio mette a fondamento, quello su cui sta tutta la sua opera, quello che per Dio è decisivo. E Dio costruisce la storia delle donne e degli uomini partendo dalla comunione di vita di una donna e di un uomo. Una comunione di vita oggi sottratta al disegno della creazione e ridotta a capriccio, a sentimentalismo, a piacere, ad accomodamento, a una accettabile sistemazione. Attenzione che questo non è un dire contro la convivenza, perché si può approdare anche a un matrimonio con i medesimi presupposti. E allora voi capite anche perché si può fallire. Pensiamo a chi ha dato alla luce due creature, ce ne parlano e ce ne hanno parlato i mezzi di comunicazione, mi risulta fosse anche una catechista, per seppellirle nel giardino della sua casa. Che senso di Dio ha avuto? Come ha vissuto la comunione di vita col suo fidanzato? Quale visione del disegno di Dio sul matrimonio possedeva? Come leggeva e concepiva se stessa come persona umana? Capite allora perché non è più scontato ritornare a considerare il matrimonio dal punto di vista di Dio e dell'opera creatrice che Lui ha messo in atto. Quando diventa una questione di compromesso, di capriccio, di sistemazione, di sentimentalismo, non siamo più capaci di comprenderlo e di viverlo come disegno di Dio. Ripeto, anche da parte di chi si sposa in chiesa. Cogliere il matrimonio nella sua dimensione naturale non permette di pensarlo fuori dell'opera creatrice posta in atto da Dio e fondata sul matrimonio stesso. Dentro la vicenda di questo mondo dove tutto è sottomesso alla cultura dei benpensanti e dei buontemponi che vivono di talk show e dell'ultima opinione gridata, rimane l'opera che trova nell'amore di un uomo e di una donna la scelta decisiva per la creazione di Dio. D'altra parte, si deve essere ben confusi se non si è neppure più in grado di ricordare che proprio ciascuno di noi è il frutto dell'amore di un uomo e di una donna. Al numero 47 della Gaudium et Spes, questo mirabile documento del Concilio Ecumenico Vaticano II, è scritto: il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. E conclude il numero 47 sempre della Gaudium et Spes: il Concilio ci propone di illuminare e incoraggiare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale. Ecco, avendo oscurato il disegno della creazione, abbiamo smarrito la dignità naturale e l'altissimo valore sacro del matrimonio. Nel clima di apostasia e di apatia che la cultura del nostro tempo ha totalmente assunto, non riusciamo più a vedere il matrimonio come un bene, il bene che Dio ha posto a fondamento della sua creazione.
sempre nella Gaudium Spes, al numero 48, è scritto: l'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, dall'atto con il quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino, in vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo, perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini. Tutto ciò è di somma importanza per la comunità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia umana, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società degli uomini. Ecco, siamo all'inizio del mese di ottobre, cari amici, mese del Rosario secondo la tradizione cattolica, mese dedicato all'impegno, alla riflessione, alla preghiera per le missioni, per la missione della Chiesa. E come la preghiera del Rosario ha difeso e custodito la Chiesa nel suo travagliato cammino dentro la storia, così oggi ci conduca a crescere nella fede e a testimoniare che Dio stesso è l'autore del matrimonio. Con il Rosario difendiamo la grandezza e lo splendore del matrimonio, disegno di Dio. Buona domenica a tutti voi e a presto.